Continua l'impennata dei prezzi dei prodotti alimentari e gli italiani reagiscono selezionando meno prodotti e facendo più attenzione alle offerte. Vediamo nel dettaglio le varie strategie di risparmio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, sono Giulia e in questo Focus Agroalimentare parliamo del cosiddetto caro carrello e di quali sono le varie strategie per contenere i costi della spesa alimentare. Queste strategie sono state elaborate durante il 20° forum CDO agroalimentare da Nielsen IQ, l'azienda di misurazione e analisi dati che fornisce una visione generale sul comportamento d'acquisto dei consumatori. Secondo l'azienda, chi acquista si trova davanti un fenomeno che non era così forte da più di 30 anni, e cioè quello dell'inflazione. Di conseguenza, il primo consiglio è quello di stilare una lista dei prodotti necessari, in modo da evitare di ritrovarsi nel carrello della spesa cose inutili. Poi, come seconda raccomandazione, gli esperti dicono che sarebbe meglio approfittare dei periodi di sconti e offerte acquistando in grande quantità i prodotti che si trovano a prezzi più bassi del solito. Il terzo suggerimento è quello di provare a sostituire i prodotti più costosi con quelli più economici ed infine, come ultimo consiglio, secondo gli esperti bisognerebbe prediligere come luoghi di acquisto i mercati all'aperto o i negozi che vendono alimenti a chilometro zero. E per ora è tutto, al prossimo Focus! Radio UCI Focus.